Ciao a tutti e ben ritrovati. Oggi vi voglio parlare di Foto AI per vari motivi. Uno dei vari motivi è perché io lo considero un programma davvero straordinario e che uso costantemente in tutti i miei editing. Chi ormai mi segue da tempo sa che lo faccio veramente. E poi perché in questo periodo è attiva una promozione alla quale è difficile secondo me rinunciare. Andiamo un attimo nel sito di Topaz Lab. Topaz Lab è la titolare, la software house che ha inventato questo incredibile programma barra plugin per migliorare le nostre foto. Appena entriamo nel nostro sito troviamo questa immagine di questa bellissima tigre, dove puoi veramente spostare a destra e a sinistra il cursore e notare la grande differenza. Per esempio anche in questa immagine dove è o meglio c'è il viso di una persona, di questa ragazza, guarda come viene ricostruito il viso, che probabilmente era in bassa risoluzione e magari anche un po' mosso. In questa foto demo di paesaggio vediamo come vengono ricostruiti i dettagli, però direi che è il caso di fare delle prove reali in modo da veramente poter valutare le potenzialità del programma. Cliccando su Foto AI ancora una volta ho varie possibilità di vedere le applicazioni sostanzialmente e i risultati delle sulle foto, che andremo però a valutare. Andiamo a vedere un attimino per quanto riguarda il costo. Andando a cliccare su Products, andiamo praticamente nei due programmi di punta della Topaz Lab, che sono appunto Foto AI e Video AI. Ed è interessante perché appunto fino al 18 agosto abbiamo la possibilità di acquistare questo programma a $159 anziché $199, quindi conviene assolutamente approfittare. Ne approfitto anche per segnalarti il mio link di affiliazione qui sotto, dove in pratica a te non costa assolutamente nulla, io ricevo una piccola commissione e mi aiuti a sostenere il canale, quindi ti ringrazio veramente per questo aiuto. Il programma può essere utilizzato come standalone, e questa è la videata principale, oppure come plugin sia all'interno di Lightroom che all'interno di Photoshop. Per poter editare una foto all'interno di Foto AI, come standalone in questo caso, basta semplicemente trascinare un'immagine dentro la finestra principale e Foto AI comincerà a fare il suo lavoro. Andiamo a fare una breve panoramica su quella che è l'interfaccia di Foto AI per chi ancora non lo conoscesse. Prima di tutto siamo arrivati alla versione 1.5.0 e devo ammettere che il lavoro di Topaz Lab è incredibile, perché costantemente ogni settimana rilascia nuovi update molto interessanti. Andiamo alle preferenze, che sono un po' il cuore di tutto quello che viene fatto e scelto da Foto AI, che lavora appunto, come dice la parola stessa, in intelligenza artificiale. Da prima c'è la scelta del processore, può essere lasciato su automatico, oppure nel mio caso che uso Apple M1 Pro lo setto lì. Poi ho abilitato la lens correction, che praticamente mi fa la correzione delle lenti, e l'overlay, praticamente la sovrapposizione del pennello, che vedremo più tardi. Ci sono poi altre preferenze che sono di minore importanza. La parte davvero importante è l'autopilot, perché ogni volta che noi apriamo una foto, l'autopilot praticamente dà tutta una serie di settaggi. Per esempio, per quanto riguarda la codifica del soggetto, abbiamo varie opzioni che poi però possiamo ovviamente cambiare. Io ho lasciato su default. Poi c'è la possibilità di lasciare come auto la possibilità di stabilire se ci sono dei visi. Questo dipende molto anche dal genere fotografico che facciamo. Se una persona fa esclusivamente paesaggio, può mettere tranquillamente su non, oppure su auto. In questo modo lui capisce automaticamente se ci sono dei visi oppure no. Non solo, ma se all'interno di questi visi vanno considerati anche i capelli e il collo. Io in questo caso li ho attivati in modo che il programma non applichi nulla ai capelli e al collo delle persone. Poi per quanto riguarda le varie opzioni di Sharpen, per esempio Sharpen Blur, che è quella che uso io di solito, io ho attivato sostanzialmente tutte queste opzioni in modo che poi questa possibilità mi venga data, e infine anche ho attivato l'opzione Enhance Small Images. Praticamente se userò delle immagini piccole all'interno appunto di Foto AI, Foto AI in automatico mi darà l'opzione migliore per
quel tipo di immagini. Infine, una delle ultime cose aggiunte in Photo AI sono le abbreviazioni da tastiera, che permettono di velocizzare di molto il nostro workflow all'interno di questo programma. Andiamo ora a vedere velocemente quali sono un po' le conformazioni della nostra finestra principale. In alto, sotto l'immagine, abbiamo qui la parte dedicata al rendering. Una volta era qui in basso a sinistra, adesso è stata portata qui in alto. Ho la possibilità su questi tre puntini di mostrare, vedere, andare a vedere dov'è l'immagine sulla nostra scrivania, di chiudere l'immagine o di entrare ancora una volta dentro l'autopilot. Ho la possibilità di croppare la foto, questo è molto interessante, praticamente la possibilità di ritagliare. Il programma è in inglese, quindi bisogna prendere un po' confidenza con questi termini, poi lo vedremo in dettaglio. Ho la possibilità di andare a definire e rifinire il mio soggetto. In questo caso ecco che l'intelligenza artificiale del programma ha stabilito perfettamente qual è il nostro soggetto, e ho la possibilità anche, per esempio portandolo a un 200%, di vedere qual è il tipo di sfumatura che ho della selezione, e quindi posso aumentare la sfumatura del mio soggetto per rendere sostanzialmente l'intervento più morbido. Rientro nell'interfaccia principale, poi mi trovo in questa parte, la parte dedicata ai visi, dopo vedremo un caso specifico. Visto che questa immagine è un'immagine in JPEG, mi viene già suggerita un upscale, in questo caso addirittura un 4x, per portarla a una dimensione, diciamo così, standard. In questo caso il suggerimento è 2560x3840. Ovviamente posso anche cambiare questo upscale, cioè questo cambio di dimensione, portandolo a dimensioni assolutamente personalizzate, oppure anche al massimo di quello che Photo AI può fare, in questo caso 3840x5760. Poi abbiamo la possibilità di inserire il remove noise, quindi rimozione del disturbo, inserire del dettaglio e poi far fare a Photo AI un lavoro specifico sui visi nel momento in cui questi vengono selezionati, vengono visti. Infine, anche qua una delle ultime novità è il preserve text. Quando lavoriamo per esempio su dei loghi o su dei testi, abbiamo che Photo AI va a definire in modo assolutamente preciso la parte del testo. Anche questo è un esempio che vedremo più tardi. Nella parte invece in basso abbiamo la possibilità, cliccando l'occhiolino, di vedere il prima e il dopo. Ok, prima e dopo. Questo tasto permette di vedere l'intervento su tutta l'immagine. Quest'altro invece, quello che io uso generalmente, è quello di vedere il prima e dopo. Il prima è a sinistra, il dopo è a destra. C'è la possibilità dello zoom, questo è molto interessante. Fit mi porta l'immagine a tutto schermo, mentre ho la possibilità poi di avere varie opzioni di zoom. In questo caso, ad esempio, posso vedere molto molto meglio qual è il lavoro fatto da Photo AI. È un'immagine in JPEG e devo dire che, o meglio, potete vedere anche voi che tipo di intervento si fa. Ho questa possibilità della barra, oppure anche cliccando con il mouse, dove ho la manina, e posso vedere l'intervento. Mettendo con la lente di ingrandimento vedo effettivamente quanto dettaglio ha inserito in questo caso. Infine ho il Save Image, dove ho la possibilità di inserire un prefisso, un suffisso. Io in questo caso ho Topaz, ma potrei mettere ad esempio Photo AI, e questa mi viene messo nel nome del file finale, quindi so che si tratta di un file Photo AI. Mi viene dato anche ciò che è stato messo, in questo caso è stato messo solamente un enhance, cioè praticamente un upscale. Posso decidere di andare a salvare il file nel folder, nella cartella originale, e ovviamente la parte importante è il formato, quindi ho la possibilità di decidere un sacco di formati. Se l'immagine iniziale, come in questo caso, era un'immagine JPEG, è meglio scrivere preserve input format e l'immagine verrà salvata come JPEG, ma posso ovviamente dare un output anche come PNG, TIFF o DNG. Questo è molto interessante perché
se faccio questo lavoro prima di lavorare un'immagine in RAW, mantengo l'output in RAW, quindi sarà un DNG e mi permette di avere sostanzialmente un'immagine di alta qualità prima ancora di poter fare l'editing della foto stessa. Cambiamo tipo di immagine, giusto per fare qualche altro esperimento. Per uscire dall'immagine basta andare su questi tre puntini, ok, close image, oppure c'è un'abbreviazione della tastiera che in questo caso è command W o control W per chi usa PC. Gli dico non salvarmi assolutamente nulla e come vedi mi rimane qui una piccola anteprima dell'immagine, la posso richiamare quando voglio. Se voglio cancellare questa anteprima non devo fare altro che cliccare su clear e praticamente tutto riporta alla situazione iniziale. Giusto per sperimentare un po' andiamo a lavorare su qualche file che voglio però sia un file RAW, in questo caso un CR3, quindi un file Canon. Quando andiamo a caricare un'immagine vediamo che qui in alto vengono dati il rendering, cioè viene detto cosa sta facendo il programma. In questo caso l'immagine si sta caricando, sta scannerizzando l'immagine, cioè la sta analizzando, sta applicando, adesso vediamo, sta preparando il RAW, sta rimuovendo il rumore, ok, e quindi questo è un processo un attimino più lungo. Dopodiché mi mette anche lo sharpening, cioè quindi il dettaglio. Eccoci qua. Questo è quello che lui ci propone prima e dopo. Guarda qui che tipo di dettaglio ha messo nell'occhietto di questo animale e quanto rumore è stato tolto. Ripeto, questo è un file RAW, quindi prima di qualsiasi tipo di editing. Cosa ha fatto? Lui ha stabilito qual è il soggetto, in questo caso l'ha messo benissimo, supponiamo di mettere a tutto schermo, ed è interessante il fatto che io posso modificare questo soggetto attraverso un pennello che può essere regular brush oppure AI brush, praticamente un pennello a intelligenza artificiale. Se clicco il pennello a intelligenza artificiale, come vedi si crea questa sorta di macchia che lavora in modo tra virgolette intelligente sul nostro soggetto, sulla nostra immagine. Posso aggiungere o togliere. Personalmente io uso volentieri il regular brush, cioè il pennello regolare. Ho la possibilità di regolare la grandezza del pennello e il feathering ovviamente della parte che è stata selezionata. In questo caso se io voglio aggiungere questa parte non faccio altro che pennellare sul tronco, ok, ogni tanto c'è un po' di lag ma questa cosa è assolutamente normale perché lui sta lavorando sostanzialmente, ok. In questo caso il soggetto diventa sia il nostro animaletto che il tronco, oppure posso andare a sottrarre qualora il lavoro di determinazione del soggetto non sia stato fatto in modo accurato, e quindi posso andare a togliere questa parte qui, sempre utilizzando, io sto utilizzando il regular brush, cioè il pennello regolare, e mi permette di fare un lavoro abbastanza preciso in poco tempo. Il feathering lo lascio così e poi do apply e mi trovo con il mio bel soggetto applicato al rendering della nostra immagine. In questo caso non viene dato nessun suggerimento di upscale perché è un file originale RAW, quindi è abbastanza grande. Come vedi il rendering sta andando avanti, adesso lui rifà tutti i calcoli perché abbiamo in qualche maniera messo mano al soggetto. Rendering è finito, andiamo a vedere un po' cosa suggerisce lui. Quindi nessun upscale, il crop lo facciamo noi ma sarà un'opzione che vedremo più tardi. Va a rimuovere il rumore e lo fa, come vedi, sul file RAW. Abbiamo due possibilità, RAW normal e RAW strong. In questo caso il rumore è veramente notevole, quindi la foto AI ha scelto RAW strong. Abbiamo dei cursori, strength and minor the blur. Strength è praticamente la forza con cui agisce il denoise, la rimozione del disturbo, quindi più aumentiamo
questo cursore e maggiore sarà la rimozione del disturbo. Poi abbiamo anche un'altra opzione, il Minor the Blur. Come vedi, mettendo il mouse sopra ti viene dato anche un suggerimento, che altro non è che la possibilità di recuperare dei dettagli. Sappiamo che quando inseriamo un denoise, una riduzione di rumore all'interno di un'immagine, perdiamo il dettaglio. Ecco che abbiamo la possibilità di recuperarlo almeno in parte utilizzando questo cursore, che in questo caso non viene praticamente utilizzato. Per quanto riguarda invece lo sharpening, quindi il dettaglio che viene applicato esclusivamente al soggetto se è flaggata questa opzione, quindi il resto dell'immagine non viene assolutamente coinvolta, abbiamo quattro tipi di sharpening. Abbiamo lo standard, strong, cioè particolarmente forte quando abbiamo bisogno di tanto dettaglio, lens blur, che è uno o forse il mio preferito, e infine motion blur, quando ci troviamo di fronte a immagini con un leggero movimento, quindi abbiamo una sfocatura data dal movimento del nostro soggetto. Anche in questo caso abbiamo un cursore strength che dà la forza, praticamente la quantità di sharpening da mettere nel nostro soggetto, e poi abbiamo minor the noise, che altro non fa che rimuovere dei pixel sporchi noisy per incrementare ancora di più lo sharpening, cioè il dettaglio della nostra immagine, che diventa così ancora più dettagliata. E infine ci troviamo l'opzione del riconoscimento dei visi. In questo caso non c'è nessun viso, ovviamente si tratta di un animaletto, e la parte del preserve text, che lavora quando abbiamo immagini grafiche con del testo. Fatto questo, settati i vari cursori in base alle proprie necessità, oppure lasciando fare a Photo AI, visto che fa in ogni caso un ottimo lavoro, non mi resta che da fare save image, e praticamente salvando ho un'immagine che da CR3 diventa DNG, quindi rimane assolutamente RAW in questo caso. Perché ho messo come output preserve import format, quindi era un file RAW e rimane DNG, quindi RAW. Posso anche esportarlo come PNG o addirittura in altri formati, TIFF ad esempio, se lo voglio portare direttamente all'interno di Photoshop. In questo caso il salvataggio avviene anche nella cartella originale, quindi mi ritrovo tutto quanto tutto vicino, sia la foto originale che la foto processata da Photo AI. Quando utilizzare quindi la versione standalone e quando quella plugin all'interno di Lightroom o di Photoshop? Beh, se devo processare delle immagini JPEG, la funzione standalone è sicuramente interessante, però è molto utile e molto bello utilizzare Photo AI anche all'interno di Lightroom, perché mi permette di mantenere l'immagine finale all'interno della mia libreria e di poterla catalogare molto bene. In questo caso specifico non devo fare altro che cliccare la foto che mi interessa, ad esempio questa, quella di prima, e il consiglio è di andare su File, Extra Plugin e Process with Topaz Photo AI, e uscirà praticamente la nostra bella immagine nella finestra principale di Photo AI, e da qui il solito rendering e poi tutte le varie opzioni come normalmente abbiamo visto precedentemente. Come vedi, tutto sta lavorando qui a destra, e una volta finito il rendering abbiamo la nostra immagine sostanzialmente finita e processata. Una volta avvenuto, mi dà tutte le opzioni che abbiamo visto, posso modificarle a piacimento, e infine, dando Save to Adobe Lightroom Classic, in questo caso non faccio altro che fare un salvataggio e mi troverò questo file all'interno della mia libreria. Ed ecco che dopo un 15-20 secondi il lavoro di esportazione è terminato e mi trovo la mia immagine di fianco praticamente all'immagine iniziale, dove posso vedere ovviamente qui tanto rumore, poca definizione e quant'altro. Invece questa è l'immagine finita, con zero rumore nello sfondo e le applicazioni di sharpening solamente sul nostro soggetto. A questo punto sono in grado di partire con il mio sviluppo normalmente come qualsiasi altra foto, e ho un file di partenza assolutamente di qualità, perché è un DNG, quindi un file RAW. Qual è la differenza tra usare questo sistema ad esempio subito in partenza rispetto al Migliora di Lightroom? Eccolo qua, tasto destro, il Migliora.
perché sostanzialmente l'opzione migliore di Lightroom, che sicuramente funziona molto bene, mi dà pochissime possibilità di intervento. Ho solamente lo slide fattore per quanto riguarda la riduzione del disturbo e non posso sostanzialmente fare altro all'interno della mia immagine. Andiamo adesso a vedere un'altra opzione, l'opzione di upscale. Per esempio mi trovo questa immagine che è particolarmente piccola. È un'immagine che è un 200x229 pixel, quindi davvero davvero piccola, e come vedi la definizione è praticamente nulla. Me la porto all'interno di Photo AI, quindi File, Extra Plugin e Process with Topaz Photo AI. Si ha, chiaramente edito una copia, non voglio che venga sovrapposta a questa immagine. Finito il processo, è stato molto veloce perché non si trattava altro che di un'immagine JPEG, e vedi che lui mi propone un upscale di un 4x. Una cosa interessante che in questo caso non mi ha proposto è che non sono solamente numeri interi, ma a volte propone anche numeri di upscale decimali, quindi non so, 4.2, 4.3 o cose del genere. Posso anche portarla al massimo della definizione, in questo caso quindi va da un 1200x1674. Ricordo sempre che l'immagine iniziale era veramente piccola e guarda la differenza prima e dopo. Cioè lui ha ricostruito perfettamente i vari pixel, il soggetto è stato riconosciuto come nella parte principale della foto, in questo caso quindi va benissimo, non mi viene dato nessun remove noise, nessun sharpen, e quindi basta semplicemente save to Adobe Lightroom Classic per avere un'immagine molto più grande, perfettamente definita. Supponiamo di voler lavorare anche su un qualcosa di grafico, questo è un mio screenshot che ho fatto direttamente dal sito della Topaz Lab, e come vedi si tratta di un'immagine piccolissima, un 322x84, e il testo come vedi è assolutamente non ben definito. Quindi me lo porto all'interno di Topaz AI, potrei anche trascinare se ho l'immagine esterna, in questo caso lo faccio direttamente da Lightroom perché mi fa comodo ovviamente. Anche in questo caso l'upscale, vedi che è molto veloce in questo caso il rendering perché si tratta di un'immagine molto molto piccola, l'upscale è di un 4x che lui suggerisce, anche in questo caso me lo porto al massimo della definizione e guarda che tipo di lavoro viene fatto sul testo prima e dopo. Ecco, in questo caso, visto che ho anche un testo oltre a un logo, posso fare anche il preserve text, quindi mi viene aperta questa immagine, dico di selezionare tutto, oppure potrei farlo con il pennello, facciamo una cosa del genere, ok, gli dico apply. E quindi adesso il preserving test lavora sul testo di questo logo, lo porto un attimino a un 200x per vederlo ancora meglio, e prima e dopo non c'è paragone. Anche portando off il preserve test vedi che migliora praticamente la definizione del nostro testo. È veramente un'opzione molto molto interessante, è davvero forte questo programma, ve l'avevo detto. Tutti i loghi che io utilizzo nelle mie cover, dei miei video, sono tutti praticamente fatti così e processati con Photo AI, e il risultato è davvero eccellente, sono davvero felice di riuscire a utilizzare queste opzioni. Ma direi di continuare a fare degli altri esperimenti. Per esempio andiamo a lavorare su queste immagini con questi due ragazzi, perché appunto ci sono i visi dei ragazzi e lei risulta un pochettino sfocata, forse c'è un po' di mosso. Entriamo quindi ancora una volta in Extra Plugin, Process with Topaz Photo Lab, edita una copia e andiamo a vedere cosa succede. C'è la scansione dell'immagine, ovviamente è un'immagine JPEG, quindi ha fatto molto molto presto, e in questo caso c'è anche un recovery face. Volendo mi porto via la barra che non mi serve, e recovery face mi dà la possibilità di andare a vedere quali sono i visi, e in modo da avere una maggiore ancora dettaglio e definizione sui visi stessi.
In questo caso non mi suggerisce nessun remove noise. Se lo attivo, avverrà sostanzialmente nella parte dove non c'è il soggetto. Quindi vado a vedere dov'è il soggetto. Il soggetto è stato perfettamente visto, è stata sostanzialmente di due ragazzi, e quindi in questo caso cancel, perché non mi serve modificare assolutamente nulla. Quello che è interessante è vedere cosa ha fatto Foto AI. Quindi ha rimosso in questo caso il rumore, perché ho definito meglio, ho selezionato il soggetto. Ovviamente il denoise avviene solamente nelle parti non coinvolte dal soggetto. Poi c'è uno sharpening, in questo caso lui definisce la migliore opzione, lo sharpening standard, dove posso modificare la forza e mettere più dettaglio all'interno di questa cosa. Andiamo a vedere qui, portando ad esempio al 100%, se vogliamo anche un 200%, andiamo a vedere un po' il lavoro che viene fatto sul viso della ragazza. Prima, dopo. È veramente un lavoro ottimo, direi, cioè non c'è praticamente niente da dire. E anche in questo caso seguito Adobe Lightroom Classic e mi ritrovo la mia immagine processata nella mia libreria. Per uscire da questa interfaccia senza fare il suo intervento basta semplicemente far clic sui tre puntini qui, close image, mi dice se voglio salvare oppure no, in questo caso non voglio salvare e mi riporto sulla mia libreria di Lightroom. Un lavoro che voglio fare adesso invece è di croppare, cioè modificare l'immagine, la dimensione dell'immagine, per esempio questa bellissima tigre, che come vedi non è molto definita proprio perché è un file JPEG e forse presa appunto in movimento. Anche in questo caso vado su Extra Plugin, Process with Photo AI, Edit a Copy, mi porto qui. La cosa che adesso voglio fare è quella di croppare, cioè cambiare le dimensioni delle immagini. Ho varie possibilità, ho delle preimpostazioni, come ad esempio 5 settimi, oppure vediamo se abbiamo 4 terzi, però lo voglio che sia verticale, non orizzontale, ed è ottimo. Posso spostare la mia immagine, oppure cliccando sul lucchetto posso modificare liberamente, ecco qua, posso modificare liberamente il taglio della mia immagine. Una volta che ho deciso che il taglio mi piace, do apply, applica, e mi ritrovo con la mia bella immagine che viene processata. Come vedi il soggetto è stato perfettamente visto, mi viene sostanzialmente detto porta l'immagine a un 4x, quindi porta la 1792x2292 perché tagliata risulta troppo piccola, e ragazzi guardate la definizione del prima e dopo, mi porto qui prima e dopo, prima e dopo. Quindi abbiamo la possibilità di ricavare dei dettagli dalle nostre immagini con un risultato straordinario dopo il processo di Photo AI. L'ultima cosa che voglio farvi vedere è come lavora Photo AI all'interno di Photoshop come plugin. Prendo questa immagine come esempio, quindi vedete che è fortemente compromessa pur essendo un file RAW, probabilmente è stata fatta a 40.000 ISO, quindi veramente tanta roba. E andiamo a vedere come lavora all'interno di Photoshop, quindi Ctrl Command E, entriamo in Photoshop. L'immagine come al solito non è stata assolutamente editata, è praticamente in questo caso uguale, identica. Avrei potuto fare degli interventi all'interno di Lightroom, ma in questo caso la dimostrazione è proprio per evitare questo. Duplico il livello di base in questo caso, oppure dopo aver fatto tutta una serie di interventi metto un livello somma in alto. In questo caso lo faccio su questo livello di base, mi porto su filtro, Topaz Lab, Topaz Photo AI, e si apre la nostra familiare ormai interfaccia di Photo AI. Ecco che avviene il rendering dell'immagine, il solito scan image, poi verrà applicato il denoise, tutto il resto come il nostro solito. Ed ecco che a rendering avvenuto abbiamo tutti i vari suggerimenti da parte di Photo AI. Prima di tutto io generalmente, portando pure l'immagine a tutto schermo, vado sempre a verificare che il soggetto sia stato riconosciuto nel migliore dei modi, in questo caso va assolutamente bene, quindi non ho bisogno di modificare nulla. Dopodiché vedo che viene messo un removing noise, cioè viene rimosso il rumore praticamente all'esterno del
nostro soggetto. Ogni volta che apro e chiudo il tab del soggetto, ovviamente lui rifà tutto quanto il rendering, e quindi vediamo appunto che è stato tolto rumore nel background dietro il nostro soggetto, e nel nostro soggetto è stato inserito dello sharpen e tolto addirittura una quantità enorme di rumore. Save to Adobe Photoshop e mi ritrovo questo livello completamente processato da Photo AI all'interno di Photoshop, eccolo qua, che posso chiamare Photo AI. Qual è il vantaggio di lavorare all'interno di Photoshop? È il fatto che posso per esempio nascondere delle parti usando le maschere, posso modificare l'opacità del livello, posso utilizzare maschere di luminosità e quant'altro per applicare questo appunto livello, far lavorare questo livello ancora una volta in determinate parti rispetto ad altre. Beh ragazzi, vi devo confessare che da quando utilizzo questo programma, quindi ormai da diversi mesi, forse un anno, è cambiato molto il mio modo di fotografare, il mio modo di scattare. Per esempio nella paesaggistica era d'obbligo utilizzare sempre e comunque il cavalletto. Beh, praticamente da quando utilizzo Photo AI il cavalletto lo utilizzo solo unicamente quando voglio determinati effetti, per esempio il mosso dell'acqua, l'acqua setosa, ecco, cose del genere, per carità, o devo fotografare le stelle, ovviamente ho esposizioni molto lunghe e devo lavorare col cavalletto, altrimenti io adesso scatto moltissimo a mano libera, andando tranquillamente ad alzare gli ISO tra 3200-6400 ISO senza alcun problema, proprio perché una volta fissato il tempo a un 200esimo, un 250esimo per evitare micromosso F8, F11, poi vado su tranquillamente di ISO perché so che con Photo AI recupero assolutamente tutto il risultato. Per me è assolutamente straordinario, e a svantaggio di magari qualche piccolo artefatto che basta pochissimo per andare a sistemare, mi ritrovo con molte più foto che riesco a portare a casa, proprio perché col cavalletto le cose si rallentano un po'. A mano libera, clic clic clic, è un po' come fotografare, è un po' come fare foto di ritratto alla fin fine, e quindi porto a casa molte più foto. Ragazzi, spero che questo tutorial sia stato utile. Vi ricordo ancora una volta il link di affiliazione qui sotto per darmi una mano. Se vi è piaciuto il video mettete un like, rimango a disposizione se avete delle domande, e ci vediamo al prossimo. Ciao ragazzi, a presto.